Professor Macri, Unità a mezzogiorno. Questo titolo è molto significativo, a mezzogiorno. Per quale ragione? Parliamo di come si è comportato il popolo del Mezzogiorno e di tutti i dubbi che sono sorti intorno all'unificazione dell'Italia, al fatto che un popolo, un esercito composto da 1000, diciamo così, inesperti soldati abbia conquistato un popolo come quello appunto dominato dai Borboni. Sì, in questo libro si parla di questo. Si dice sostanzialmente che questo incontro, diciamo, tra il Risorgimento e il Mezzogiorno è un incontro che avviene nel 1860, è un incontro molto difficile perché, per tanti motivi, insomma, perché il Mezzogiorno è un territorio che già nel 1860, quando era ancora Regno delle Due Sicilie, è un territorio pieno di, diciamo, di diversità forti, nette e inequivocabili rispetto al resto del paese. E quindi, appunto, quando da una parte Garibaldi e l'iniziativa dei democratici, dall'altra parte Cavour, che a queste iniziative è costretta a rispondere, arrivano al sud, in parte trovano quello che non si aspettavano e di sicuro come dire, l'ingresso del Mezzogiorno nel processo dell'unificazione italiana, nel Risorgimento, complica il processo di unificazione, complica il Risorgimento. È un elemento, diciamo, che rende il processo di unificazione più difficile, anche più drammatico, anche più sanguinoso. Scorre molto sangue al Mezzogiorno tra 1860 e 1865, mettendoci dentro anche tutta questa lunga fase del cosiddetto brigantaggio che fa decine, addirittura di migliaia di morti. La storiografia classica sul Risorgimento ci ha abituati a guardare alla piemontesizzazione, quindi diciamo a una regia del nord Italia e dell'Europa, del nord Europa. Forse in realtà c'è qualcosa da riscrivere da questo punto di vista. Qua in questo libro dico appunto all'incontrario che il ruolo delle grandi potenze, quindi di Londra, di Parigi, della Gran Bretagna e della Francia è molto relativo, insomma non è certamente questo l'elemento decisivo del crollo delle Due Sicilie, e che in qualche modo tutto il fenomeno è tutto un fenomeno endogeno. Politicamente il Mezzogiorno, il Regno delle Due Sicilie, crolla dal suo interno, non crolla per spinte esterne, ma anche devo dire il ruolo di Cavour è marginale. Certo, il ruolo di Garibaldi è importante, ma insomma Garibaldi in realtà è una specie di fiammifero buttato su un'isola come la Sicilia, che è pronta a incendiarsi e che infatti sulla base indubbiamente della presenza garibaldina si incendia. Però, come dire, Napoli in Sicilia viene sconfitta dai siciliani, diciamo, più che da Garibaldi.